Allora, siamo a Manziana oggi. Sì. Perché siamo a Manziana? Siamo venuti a fare una passeggiata, una gita. Ecco, come vedete siamo anche vestiti tutti bene. Lo tipico da gita. Ha fatto anche un nubifragio ieri, quindi c'era parecchia pioggia. No, siamo qui perché abbiamo accompagnato i nonni a un matrimonio. Vero? Sì. E allora, che devo dire? Niente, niente. E allora ne abbiamo approfittato, abbiamo lasciato i nonni al matrimonio, adesso sono in chiesa e noi ci facciamo una passeggiata. Intanto vi aspettiamo, ora cerchiamo la pizzeria. Abbiamo comprato la pizza scrocchiarella. Guarda a me. Sì, si deve avvicinare una fame. No, ma per assaggiarla più che altro. Io per assaggiarla. Buono. Questa pizza scrocchiarella è buonissima, è il terzo pezzo che mangio e non riesco a smettere, vero? Pure tu però, eh? Mm-hmm. Buonissimo. Ora faccio un po' di time lapse. Siamo passati alla pizza con le patate. Questo è l'aperitivo. È l'aperitivo, poi vedete dopo quello che mangiamo. È un forno veramente buono. Che hai preso? L'ho preso. Mi sono fermata. Amaretti. Amaretti. Forse. Ma che sei matta? Qui ci facciamo del male oggi, ragazzi. Anice e vino. Altro che il matrimonio. Allora, ci siamo seduti qua su questa altalena, che non è molto stabile, però perché ho la Xiaomi qui, aspetta, ve lo faccio vedere dov'è. Ecco, sto facendo un time lapse, purtroppo il time lapse ci vuole un sacco di tempo, eccola lì. Guardate che belle nuvole che ci sono, eh? Oggi è proprio adatto al time lapse. E intanto che stiamo qui, che facciamo? Vado. Che cos'è? Amaretto, tipico locale. Grazie. Assaggiamolo. Guarda, guarda che belli che sono, quei pinoli. Si sente la mandorla. Buono. Ci sono degli ottimi forni qui a Manziana. È vero. Vediamo che cosa ci abbiamo. I tozzetti. I tozzetti. Assaggio io. Tozzetto, assaggiamo il tozzetto. Beh, assaggio pure io. Sono come i miei. Buoni anche questi. L'amaretto era più buono, si sentiva più la mandorla sull'amaretto. Non sono male. Questa è l'ultima specialità. Che è? Ciambelline, vino e anice. Ciambelline, vino e anice. Bene, bene. Assaggiamole. No, è una
buono, si sente l'anice, però voto per gli amaretti, i primi. Mm. I primi erano ottimi, molto buoni. Vuoi che ti vado a riprendere? Siccome, ma si vede anche il riflesso tra l'altro, il timelapse c'è ancora parecchio da aspettare, allora stavamo pensando di ingannare il tempo con un amaretto, bravissimo. Mangiamo un altro amaretto, tanto che aspettiamo che finisce il timelapse. Sarà una lunga attesa. Siamo venuti qui a Canale Monterà e adesso entriamo a visitare questa chiesa. La chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo del XVIII secolo. Non c'è niente di che. A Roma ci abbiamo di meglio. Concesso un piccolo un vizietto nostro e Cristina ci piace, di solito ce lo prendiamo, che sarebbe il tartufo bianco affogato al caffè, e quindi adesso andiamo ad assaggiarlo, anche se insomma il tartufo è sempre lo stesso. Al solito io ho già finito e Cristina invece, perché io me lo gusto. Ho capito. Non sappiamo se andare avanti o no, perché proviamo. Il problema è che non capisco se ci sono sabbie mobili. No, è duro. Io mi fermo qui però. Non vado perché... Vediamo se Cristina ce la fa. Ce l'ha fatta. Aspetta, che saluti. Riprendiamo. La strada è molto bella. E... cioè, bella nel senso paesaggisticamente. Ecco. Si è un po' dissestata, però speriamo che sia asciutto, che rimane così, che non ci siano pezzi fangosi. Riproviamo ad andare a questa antica Monterano e vediamo un po' se riusciamo. Ah, vedi che bello, c'è pure la rotella, eh? Come ha fatto? Osservate le mie scarpe ora. Un giorno ce l'avrò anch'io il drone, Rick. Un giorno me lo faccio pure io. Lo regalerò. Per i 20 anni di matrimonio. Rifacciamo per i 25, vale, per i 20 è un po' presto. Allora siamo arrivati a Monterano, questo che vedete qua dietro alle nostre spalle è l'acquedotto romano, perché Monterano è tipica di tanti periodi, addirittura dall'Etrusco parte
avvicino un po' perché sennò non si sente. Parte dall'Etrusco fino al Rinascimentale, poi è stata abbandonata completamente. E l'acquedotto qua dietro ovviamente è romano. Stanno facendo delle riprese col drone perché giustamente qui merita. Qui anche ci sono altre rovine di Monterano, vedete lassù. Adesso andiamo a visitare anche la parte dove ci sono rovine più recenti. Qua sotto per esempio questi buchi nel tufo sono sicuramente etruschi. Quindi ci sono vari periodi che si susseguono. Tu come va? Beh. Con la sahariana, lei è da brava esploratrice. Eccoci arrivati sulla parte diciamo più bella di Canale Monterano, questa chiesa qua dietro che è la chiesa di San Bonaventura, che pare sia stata progettata dal Bernini, e quella fontana, dopo faccio un... vediamo se ci riesco da qua a fare lo zoom. No. Ecco, quella fontana lì è una copia di quella che avete visto prima a Canale Monterano, cioè questa qui è una copia, quella originale l'hanno spostata e l'hanno messa sulla piazza che avete visto prima. Sono delle rovine più recenti invece. C'è un posto fantastico che Cristina sta leggendo lì su quel foglio, dove c'è la fontana del leone, quella che il leone vi ho ripreso prima appunto, che è alla base del palazzo ducale. Incredibile. Camminare nella storia e vedere lo strato dei secoli che si sovrappongono, molto molto bello, e la natura che si sta rimangiando tutto. E siamo arrivati praticamente all'inizio, però stiamo sopra dove c'è l'acquedotto romano che vedete qui alle mie spalle, che Cristina sta riprendendo. Andiamo con questa inquadratura, direi. Sì, anche perché dobbiamo correre. Sì, perché mi sa che il tempo sta peggiorando, quindi ci sbrighiamo e vi faccio una zoomata sulla chiesa qui davanti di San Bonaventura. Alle prossime, ragazzi!